Oggi, 24 marzo, sono 40 anni dall'assassinio di Monsignor Oscar Arnulfo Romero, un vescovo di un piccolo paese del Centro America, El Salvador, che fu ucciso sull'altare mentre celebrava la messa perché difendeva i poveri. Il suo popolo era schiacciato dal potere oppressivo di poche famiglie e li volle difenderli. Non aveva né armi né altro, aveva solo la parola. Con la parola parlò. Lo uccisero pensando di farlo tacere. La comunità di Sant'Egidio, fin dagli anni Ottanta, comprese la forza di questo messaggio. Monsignor Romero è il primo martire, potremmo dire, del Concilio Vaticano II, il martire di una chiesa povera per i poveri, con mani nude, con la forza del Vangelo e della parola. Noi pensiamo che sia un testimone straordinario. Oggi, dopo lungo tempo, la Chiesa l'ha proclamato santo per tutta la Chiesa, anzi direi per tutta la famiglia umana. E io credo che il suo messaggio è questo. Lo disse lui stesso, predicando davanti a un prete, a un suo prete ucciso dagli squadroni della morte. Disse: il Concilio Vaticano II chiede a tutti di essere martiri, ossia di dare la propria vita per il Vangelo e per i poveri. Un messaggio che vale ancora oggi. Lui aggiunse: a questo sacerdote gli è stato chiesto la testimonianza fino al sangue, ma a tutti noi chiede di dare la nostra vita. In un mondo pieno di conflitti, pieno di violenza, in un mondo individualista e narcisista, queste parole di Romero suonano come una luce che rischiara la notte della tristezza, dell'infelicità, dell'amore per se stessi. Ed è una stella che possiamo guardare e anche seguire.